chiedo scusa per il ritardo, ma questa è la presentazione ufficiale tra Gigi Carrino, il papà blogger del sito cittadebimbi.it, e Capitan Lo Conte. Sono onoratissimo, Capitan Lo Conte. Piacere, finalmente. Il piacere è tutto mio. Però purtroppo siamo qui per parlare di una situazione imbarazzante per la città di Bari in generale. È increscioso. Città dei ragazzi. Sì, è vero. La città dei ragazzi era un posto sano in questa città, perché era uno dei pochissimi spazi adibiti per i bambini ed era una biblioteca per i bambini e per i ragazzi, che adesso però è stata chiusa. È stata chiusa per ben due volte, quindi in questo momento i bambini e i ragazzi della città di Bari non hanno una biblioteca comunale dove possono andare a prendere libri in prestito o a consultare o a frequentare laboratori. Secondo il sindaco Cattivo non serviva, perché gli unici a frequentare la città erano bambini con i maglioni di cashmere, i figli di ricchi papà. Credetemi, io l'ho cercato un maglioncino di cashmere nel cassetto dei miei figli, ma non ce l'avevano, eppure frequentavano la biblioteca dei ragazzi. E quindi, secondo il sindaco, a Bari bastano le librerie. I bambini, i genitori e gli operatori si sono infuriati, rivogliono la città dei ragazzi. L'Associazione Italiana Biblioteche ha pure presentato una domanda per riavere una biblioteca a Bari. Certo, una biblioteca comunale in primis, dove ci sia anche una sezione ragazzi funzionante, efficiente come quella che c'era. E l'amministrazione ha accolto questa volta positivamente perlomeno la richiesta, anche perché veniva da tutta la città. E stiamo ancora aspettando una risposta, però, da un po' di tempo. Negli ultimi 3 anni la città dei ragazzi è stata visitata da 33.000 persone. C'erano 2.500 tesserati, ma soprattutto 20 persone hanno perso il lavoro. Quanti siete a vivere nell'ex città dei ragazzi? Allora, praticamente siamo 13 bambini e il resto siamo adulti. Vogliamo tranquillizzare tutti i cittadini baresi. Voi volete integrarvi nella società barese? Voi volete lavorare, volete una vita normale? Certo che sì, i bambini vanno a scuola e sono iscritti alla scuola e io posso dire sinceramente che lavoro, sono assunto. Cosa ci faceva papà Gigi con i suoi bambini nella città dei ragazzi? Ci facevamo tutte le attività che l'attività della città dei ragazzi presentava per i bambini, e cioè tutti i laboratori di creazione, di storie, di personaggi, di lavorazione di materiali come la cartapesta, e poi c'era il catalogo dei libri dai quali si poteva prendere i libri in prestito, ed era una risorsa enorme per questi bambini di questa città. Ma tutti i libri e tutto il materiale che era qui nella città dei ragazzi, ora dov'è? Sembra siano stati imballati, chiusi e portati a deposito da qualche parte, dove probabilmente dovrebbe sorgere un centro sociale, che è una cosa ben diversa da un servizio pubblico che è una biblioteca. Ora papà Gigi con i suoi bambini va in un'altra biblioteca comunale. Purtroppo non esiste un'altra biblioteca comunale a Bari. No, non esiste. Esiste una biblioteca provinciale che chiaramente fa il suo lavoro, ma una biblioteca comunale a Bari non c'è. E chiudere una biblioteca per ragazzi significa togliere un diritto ai ragazzi, perché la biblioteca è un diritto, è come la scuola. Vorremmo chiudere le scuole anche? Penso proprio di no. Il finale è incerto, ma tutti sperano diventi lieto il più presto possibile. Ci lasciamo con un saluto molto particolare. Dimmi tutto. Un saluto dall'alto. Ah, accidenti, quindi ci dobbiamo votare a qualcosa di più grosso. Sì, di più grosso, che sta sulle nostre teste e che ci sorveglia. Speriamo almeno quello. Che veda e provveda. D'accordo, grazie.